Ok, lasciate fare le condizioni. Sono appena uscita di scuola, sono venuta qua in centro per cercare qualche vestito per sabato. Oggi è venerdì. E niente, perché ho un outfit in testa, però mi mancano alcune cose, quindi adesso non voglio spendere soldi per una serata. Infatti andrò dai negozi dei cinesi e vedrò cosa c'hanno. Raga, perché a volte se cercate bene dei cinesi ci sono un botto di cose carine, cioè noi scherziamo e tutto, però vabbè. Mo entro, ce ne sono tre qua. Mo entro nel primo, devo fare veloce perché è quasi luna e secondo me chiuderanno, quindi devo fare velocissimo. Ok, aggiornamento, non so se mi sentite, però aggiornamento, sono appena uscita dal primo negozio e ho già trovato quello che volevo, però l'ho lasciato lì, ho detto che vado a fare un giro e poi torno perché ci sono altri due negozi e quindi non vorrei comprare le cose subito e poi magari trovo qualcosa di meglio. E quindi ho trovato due gonne, perché mi metterò una gonna, una uguale a quella che volevo io, cioè lo stile è uguale però il colore è diverso, perché la volevo grigia, invece sta qua è beige, però mi piace. E poi ne ho preso un'altra che non c'entra un cazzo con l'outfit che voglio fare, ma mi piace, e l'ho lasciata lì. Mo vado al secondo e andiamo a vedere lì. Grazie. A posto? Ciao. Comunque prima ho detto non voglio spendere soldi, ho appena comprato 50 euro di cose cinesi. Ok raga, venerdì sera, mo fumerò. Almeno vado a dormire per bene. Comunque vi volevo far vedere le ciabattine che ho preso. Le altre cose ve le faccio vedere domani, che me le metterò, quindi vedrete. Ho preso una gonna e due maglioncini perché ero indecisa, quindi ho preso tutte e due. Comunque queste sono le ciabattine, sono strabene. Lasciate stare il pigiama, però cioè giuro che io uscirei fuori con queste, non me ne frega. Sono tipo le Uggs false, però non me ne frega un cazzo. Sono troppo tipo cute. Ah, poi un'altra cosa che mi servirà per sabato, che ho ordinato da Amazon, sono questi. Non so come si chiamino, però siccome i capelli mi voglio fare tipo il fake blowout, però cioè blowout tipo i capelli voluminosi, però io non so usare il phon con il pettine quello rotondo per farlo, quindi userò la piastra e farò il boccolo e poi dopo ci metterò questi che arriva con 30 cosi, rotoli, come cazzo si chiamano, e le mollettine. Pensavo fossero più grandi, però vabbè. Quindi questo mi servirà sabato. E questi sono i vestiti che metterò e ve li farò vedere domani. Questo è il mio outfit, scarpe nuove, felpa e questi pantaloni. Damn, mess look good. Toffo. Comunque sono in bagno perché non riesco a parlare in mezzo alla gente. Comunque non vi ho neanche detto cosa devo fare. Sto andando a Reggio Emilia per fare serata in discoteca, perché ho tanti amici a Reggio Emilia e niente, quindi ho deciso di andare a fare serata in una discoteca che loro ci vanno sempre, dicono che spacca, quindi ci vado. Ho preso l'hotel per stasera e niente, mo sono in treno. Ci metterò circa un'ora ad arrivare a Reggio e niente, ci prepareremo insieme e voglio anche fare tipo dei post per IG, perché quell'outfit che ho creato mi piace troppo, quindi hai capito? Regà, dai. Comunque ragazzi, c'è pure il balcone tutto mio, gigantesco, godo. Ok, sono le 7 e adesso vado a farmi la doccia. Poi fumeremo e poi mangeremo, almeno mangio bene, e poi ci prepareremo. Guardate le mie ciabatte, ragazzi, sono troppo carine. Persino sentrile, come faccio lo sta solo il nostro destino è scritto qua. Grave. Viviamo in un mondo. Ma che non è altro. Ok, è quasi finito. Questo è il mio outfit per adesso. Maglia, che la maglia spacca di brutto.
Poi ho il pigiama, questo è il pigiama e le ciabattine. Raga, è diventata un'ossessione, tipo non riesco. Io ci voglio uscire fuori con queste scarpe, andare in centro con queste scarpe, giù, lo farò. Sto fumando, è arrivato il cibo adesso. Infatti sto andando a prenderlo. Mangiamo la pizza, perché non avevamo voglia del Mac. Comunque sono le 8:30, secondo me farò tardi. Cioè sono le 8:30, devo mangiarmi, devo fare i capelli che ci metterò a 30 anni, raga, a fare il blowout. Poi mi devo truccare, però vabbè, vestire già ce l'ho. Ah, devo fare le foto, devo fare TikTok. Arriverò a luna. Raga, mangio, mo vado in cielo. Siete sopra, al lavandino, sopra alla carta igienica, perché mi sono dimenticata di portarmi il tripod. Allora, ho dormito 2 ore, sono le 11, che no. Io dovevo essere pronta a quest'ora, mi sono addormentata, perché io quando fumo e mangio poi dopo mi viene l'abbiocco, tipo. Infatti lo farò velocissimo, ma lo farò velocissimo perché voglio essere figa, quindi prenderò la mia tempo. Madonna. Però questa cosa che farà il blowout mi farà perdere tipo 2 ore. Ok. Prima cosa mi faccio i capelli perché la posizione fa un po' schifo, ma non so come metterli. Ok, io già ho messo la piastra ad scaldarsi, uso questa qua di primo, che avevo già usato nell'altro video, perché secondo me questo dà più effetto blowout, visto che c'è l'opzione per far uscire l'aria fuori. Allora, non sono fatte parti di video che peso. Vedo in due. Non abbiamo tempo. Temperatura al massimo, infatti è al massimo perché non voglio stare a passarli 3 volte e poi fare piano. Più piano facciamo, più prendo la forma e non dobbiamo ripetere le cose. Spruzzo protettore. Pettiniamo di nuovo. Poi dietro a me non ce la farò mai a farli. Se non vengono bene, cioè non posso tornare indietro, perché io li faccio, poi metto i bigodini e poi mi trucco e poi prima di uscire li tolgo, quindi cioè non posso cambiare. Poi questo è questo, prendo un pezzetto così, intanto ci passo un attimo, la piastra, perché non sarà solamente alla fine, quindi voglio che qua sia liscio. Ok, in fondo non farò tanto il boccolo, voglio solo che ci sia tipo un'onda qua che vada indietro, quindi così. Ma non so niente qua. L'ho fatto così, io lo volevo così. Perfetto, ok. Adesso prendo un bigodino. Lo metto sotto, vado giù fino in fondo e inizio ad arrotolare. Non so se lo voglio arrotolare fino in cima, perché tanto lì è liscio. Beh, io lo arrotolo fino a qua, prendo una pinzettina e chiudo. Ok, andiamo su questa cosa, è troppo grande. Prima passo la piastra e poi giro per creare l'onda in fondo. Olle! Altro bigodino. Faccio la stessa cosa su tutta questa parte sotto. Raga, sto diventando una cazzo di pro.
sto diventando una cazzo di pro, raga. Raga, stiamo scherzando. Ok, ho fatto la parte sotto, ma faccio la parte sopra. E questa è un po' diversa perché la parte avanti la devo fare più l'ultimo. Comunque mi sono già finita quelle più grandi, ma mi sono rimaste queste e quelle più piccole. Vediamo. Pazzo di pazzo. Ok, lascio sta parte fuori e faccio l'altra parte. Ok, no, che mi rimane solo questa parte davanti. La vado a dividere in due, però orizzontalmente. Ok, allora faccio la prima parte così. Questi sono i capelli, raga, non so come metterli. Raga, li ho fatti di merda, infatti secondo me quando li toglierò faranno schifo, però non ho tempo per cambiare, cioè raga. Sto coso, siccome sono troppo piccoli, non mi entrano tutti i capelli, quindi ad una certa non posso più girare, cioè qua già è uscito, guarda. Vabbè, metto un po' di lacca. Almeno lacchiamo la schifezza che ho appena fatto. Ok, è mezzanotte, ma mi devo truccare. Mi truccherò di merda, già me lo sento, perché siccome questi, cioè, ho questi capelli che fanno schifo, non sono venuti come volevo io, mi è scesa la voglia, quindi anche il trucco so già che farà schifo. Però ci proveremo. Già non trovo le cose, guarda. Bro, io spero che tutto insieme, capelli, outfit e make-up facciano qualcosa di bello, perché se faccio schifo non mi piaccio, mi incazzo, perché mi ero hypata così tanto, cioè ho comprato questi, ho comprato i vestiti apposta per stasera, ho comprato trucchi nuovi. Se vengo, se faccio schifo io tipo ammazzo qualcuno, perché l'unica cosa bella di oggi è che ho la lacca, quindi posso rifare il mio metodo per le sopracciglia con la lacca, almeno rimangono su di più. Ok, avrei voluto farmi un'altra giovane adesso, però non c'ho letteralmente tempo. La luce fa schifo, la posizione fa schifo, fa tutto schifo, raga. Oddio che bello, con la lacca si fermano subito, sono già subito in posizione. Raga, cioè, mamma mia, raga, sopracciglia. Ok, forse il trucco mi verrà così male. Se già le sopracciglia collaborano così, vuol dire che. Ok, adesso me lo pulisco
sotto. E raga, quando prendete il prodotto, prima stampatelo sulla mano, perché sennò vi viene un coso di prodotto così ed è difficile da sfumare poi. Così, sopracciglia fatte. Are you from New York? Adesso che ho sfumato, metto un altro goccio sulle occhiaie, almeno una copertura doppia, però prima di sfumarlo vado a fare il contouring, almeno si asciuga un po' e copre di più. Adesso faccio prima il contouring invece che mettere la cipria o il contouring, perché qualcuno nei commenti me l'ha detto che è meglio così, perché sennò se ci metto prima la cipria poi metto il contouring, che è comunque crema, non funziona bene. Quindi farò così e dopo aver fatto il contouring farò la cipria. Raga, fa un caldo, non potete capire. Ok, adesso che ho sfumato il contouring vado a sfumare sotto gli occhi col pennellino stavolta, che ho comprato oggi, che mi è arrivato oggi, di Real Technique. Ok, vado a sfruttare il correttore. Ok, ora vado a farmi il contouring al naso. Faccio, prendo il prodotto con questo, la metto e con questo lo sfumo. Ok, il contouring l'ho fatto così e ora lo sfumo. Ok, il contouring al naso è sfumato. Forse c'è un po' troppo. Cazzare il video e lo farò anche per il naso stavolta, perché non l'ho mai fatto di cuore a cipria per definire il contouring al naso, quindi facciamo. You said that you was trapping, but I heard that's a lie. Back so the cold water cut the stove on straight the size. Okay, so this is the way I'm not going to send on top of it. Facciamo così, intanto ormai non si capisce. Comunque prendo un po' di contouring e lo metto sulla palpebra perché ha un po' di ombra. Adesso mi mancano le labbra. Allora, mo ho cambiato matita, uso questa della MAC numero Strip Down. Il colore ci sta. Comunque ho fatto il contorno, prendo questo colore nude e lo metto nel mezzo. Ed esce questo. Mo vado a togliere la cipria. E il trucco è finito. Mo' mi vado a cambiare.
Scherzo, cambio di programma, mi devo togliere prima i capelli perché per infilare il maglioncino non mi passo, cioè non mi passo se non mi tolgo questi perché è strettissimo, quindi devo togliere questo. Sarò uscito nel merda, io già lo so. Non li voglio nemmeno aprire. Ok. Uno. Colore. Aspettate un attimo. Forse non fa nessuno, forse. No, vabbè. Forse questi sopra fanno schifo davvero. Allora, questo è l'outfit, con questi stivali, questa giacca e poi questi coprirecchi così. Queste sono le due borse. C'è questa bianca che fa un match di brutto perché è bianca e fa un match sia con la gonna che con la pelliccia dietro, ok? Poi questa nera però è più carina, quindi non so quale sia meglio. Vabbè. Raga, comunque sto video is gonna end here, bitch. Mo vado a fare le foto. E ve le lascio alcune qua, almeno vedete tutto l'outfit completo. E yeah, usciranno bene. e niente, poi andremo in discoteca. Bye bitch.